Ciao raga, ma come si diventa Nika? Qual è il concetto fondamentale per poterlo diventare? Basta che mangi il frutto o ci sono delle caratteristiche anche fisiche particolari che ti permettono di diventarlo? E come risponderemo alla domanda? Parlando e trattando di alcuni argomenti che potrebbero anche sembrare separati e estemporanei, ma che invece se uniti insieme ci permettono appunto di rispondere alla domanda. Che cosa tratteremo quindi? Orso Bartholomew e l'importanza di questo flashback che abbiamo appena visto e di quanto davvero senza questo flashback un'ipotetica spiegazione futura avrebbe davvero poco senso. Ovviamente la figura di Nika, perché è fondamentale trattarla, tratteremo Luffy come personaggio e come involucro. Un involucro che ci viene dato dalla volontà della D e da quella frase di Imu che dice che le D ad oggi sono solo degli involucri vuoti perché non ne conoscono il significato. Tratteremo di Roger, tratteremo di Rouge e di loro figlio Ace. E di riflesso troveremo anche una giustificazione a questo famoso cappello semigigante a Marijoa. Mettetevi comodi, lasciate un bel like a questo video e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete nessuno dei video che faccio. Il crimine dei Baccania, Baccaniani, Buccaneer, chiamateli come volete. Saturn ci dice che Kuma è l'ultimo superstite della sua razza e che questi hanno commesso un crimine gravissimo e per questo vengono e sono stati puniti. E questo crimine sembrerebbe ovviamente legato alla figura di Nika. Ma concretamente questo crimine come si collega alla figura di Nika? Possiamo pensare che sia solo un discorso di culto, di conoscere qualcosa di Nika, di averlo approfondito, addirittura idolatrarlo? Davvero possiamo pensare che sia solo questa parte, diciamo, di conoscenza, questa parte un po' più spiritica? Oppure c'è qualcosa di più? Che senso avrebbe avuto enfatizzare la composizione fisica di Kuma, anche a detta di Vankov, che dice hai sangue da gigante, e spesso è stata davvero enfatizzato il fatto che lui abbia certe dimensioni che non sono prettamente umane. E quindi c'è qualcosa che è fondamentale anche nella sua composizione fisica, e non solo nell'idolatrare, nel conoscere Nika. Un concetto che ci può aiutare è la frase che dice Imu nel capitolo 1085, in cui dice che le D sono degli involucri vuoti. Davvero tenetele a mente questa frase, poi la riprenderemo dopo, ma per ora è fondamentale per capire alcuni punti. Dal flashback noi scopriamo che il governo stava addirittura tenendo traccia di tutte le nascite in quel periodo storico e addirittura faceva proprio i test del DNA per capire la razza del nascituro e vediamo come loro si preoccupano subito del fatto che sia un Baccania orso e quindi catturano tutta la sua famiglia, quindi il nascituro, la mamma e il padre. Anche la mamma, nonostante non sia effettivamente una Baccania, ma una semplice umana. Eppure questa cosa la fanno. Poi certo, potevano anche tenere tracce di altre razze, ma noi ad oggi questa cosa non la sappiamo, quindi noi dobbiamo focalizzarci solo sui Baccania. Ed è fondamentale questa parte perché loro poi li rendono schiavi, la madre viene uccisa, il padre viene ucciso con grande facilità e freddezza, e Kuma comunque viene inserito in questo dead match, in questo gioco della morte, in questa caccia che i draghi celesti usavano fare ogni 3 anni e che noi scopriamo che aveva praticamente una percentuale di sopravvissuti pari allo 0%. Quindi c'era una volontà netta e precisa di uccidere anche Kuma e adesso capirete perché sto enfatizzando questa parte. E nel 1096, l'ultimo capitolo, la narrazione cambia perché Kuma mangia il frutto, il Pad Pad, quello che noi sappiamo che adesso possiede, e a un certo punto Saturn, dopo che lo colpisce, gli dice o vivi per sempre da schiavo o muori. E attenzione che questa frase è importantissima e cruenta, ovviamente, però gli sta offrendo una possibilità, gli sta offrendo la possibilità di vivere, non gli sta dicendo ti ammazzo, punto e basta, se accetti di vivere da schiavo, ok, va bene, se no devo ucciderti.
anche quando poi lui comunque pronuncia la frase di Nika, lo sguardo di Saturn è arrabbiatissimo ed è atto a dire: ok, hai scelto di morire, ma io ti avevo detto e ti avevo offerto un'alternativa. Pensiamo a questa cosa qua. Lì c'era un dead game, c'era comunque la possibilità di uccidere tutti, ok? Cioè, nessuno di quelli sarebbe sopravvissuto. Eppure Saturn gli offre una possibilità. Questo perché arriva subito dopo aver mangiato un frutto. Dopo aver mangiato il frutto, Kuma non era più così pericoloso. E adesso capirete il perché. I Baccania sono quelli più propensi, proprio a livello fisico, a risvegliare il frutto Ito Ito modello Nika. Ed ecco perché venivano ritenuti così pericolosi. E infatti Kuma, dopo aver mangiato il frutto, quindi mangiato un altro frutto, il Pad Pad, non è più così pericoloso perché appunto ha già mangiato un frutto. E Saturn lo sa, lo ha visto e dice: ok, almeno su quel lato non c'è più un problema, non puoi più mangiare con un frutto perché ne hai già mangiato un altro, se no moriresti, no? Per le leggi che noi conosciamo del mondo di One Piece, teach a parte per adesso. Giusto? Ed ecco qua il perché lui ha fatto l'offerta, non sei più uccidibile, puoi anche vivere, ma vivi da schiavo. E questa cosa Saturn come la sa? Se si ipotizza che comunque almeno all'interno di Marijoa qualcuno ha 800 anni e più o comunque è possessore della conoscenza della storia, allora possiamo pensare, come si è già pensato nelle scorse settimane, che Joy Boy fosse un baccagna e che risvegliò il frutto, ma poi al momento della sua morte o quando il governo ha cambiato rotta, questa razza è diventata una razza criminale. Io penso che lo sia diventata solo 200 anni prima, nel momento in cui si attiva il robottone, ma qua è un pochettino un'altra storia, ne abbiamo già parlato e magari in futuro lo approfondiremo di nuovo questo concetto. Comunque c'è stato un cambio di rotta e i Baccania sono diventati la razza da sterminare, perché appunto la più propensa allo sviluppo e al risveglio del frutto, che poi risvegliò anche lo stesso Joy Boy. E sapete qual è l'indizio fondamentale di questo ragionamento? Il cappello semi-gigante, perché non è proprio gigante, all'interno di Marijoa, dove proprio viene conservato lì a Marijoa in questa stanza che sembra refrigerata, questa stanza segreta. E qua apriamo ancora il ragionamento che abbiamo fatto da sempre. Ma perché tu dovresti tenerti in casa il simbolo del tuo nemico se prima quel simbolo in verità non era del tuo nemico? Perché ciò che appoggia su quel cappello è stato creato proprio dal possessore di quel cappello. Non lo approfondiamo qua, andatevi a vedere il video che fece già mesi fa, che seguiva tutto un filone del Crea la tua teoria, che si chiama Joy Boy, fondatore del governo, e ve lo lascio qua sopra la mia testa. La volontà della D, e qua dobbiamo rispondere alla domanda: chi sono le D e soprattutto qual è il loro scopo? Ed ecco che arriviamo al concetto e alla frase che abbiamo prima messo da parte e che adesso riprendiamo dicendo: perché Imu narra di queste D come se fossero degli involucri vuoti, anzi gli dice sono degli involucri vuoti perché non sanno qual è il significato e non sanno qual è il vero scopo. Gli D sono coloro che nei secoli hanno ereditato il sangue Baccania, ma questo sangue lo potremmo definire come recessivo. Recessivo nel senso che le caratteristiche fisiche dei Baccania non si manifestano in modo palese, come ad esempio per Kuma. E quindi ecco che queste D sono gli involucri vuoti, ma proprio gli involucri che mangiando il frutto Nika potrebbero risvegliarlo, o almeno hanno delle possibilità in più di risvegliarlo. Poi attenzione, secondo me non c'è soltanto il concetto fisico dell'involucro vuoto, loro non hanno proprio una conoscenza di che cosa è successo 800 anni prima, o comunque soltanto pochissime persone nel mondo di One Piece conoscono la verità. E quindi, certo, c'è il concetto fisico e genetico per cui una D è molto più propensa al risveglio, ma ovviamente non è che il governo lascia Kuma raccontare la storia di Nika
e il verbo di Nika così facilmente, anzi, quindi nessuno ne deve parlare, perché appunto se tu già sei un AD e riconosci la tua storia e comunque scopri di essere uno di quei portatori lì, ecco che anche se non mangi il frutto, sei comunque un personaggio estremamente pericoloso. Le D, nemici naturali degli dei. Facciamo un salto indietro nel tempo e cerchiamo il significato reale e storico di questa frase, perché noi subito troviamo ad oggi in realtà una grandissima contraddizione. Luffy è un AD, mangia il frutto di Nika, che è il dio della liberazione, quindi Luffy dovrebbe essere il nemico di se stesso. Cioè Luffy ha mangiato il frutto del suo nemico e quindi sarebbe una contraddizione interna. E questo sappiamo che non può funzionare, perché non penso che se tu di mangi il frutto del tuo nemico, cioè che rappresenta tecnicamente il tuo nemico, allora riesci a risvegliarlo, perché le due volontà non si allineeranno mai. E allora c'è una spiegazione più profonda e più antica. Cerchiamo di rendere il concetto il più semplice possibile. 800, 900, 1000 anni fa siamo sicuri che c'erano delle divinità nel mondo e queste divinità erano i Lunariani. Questi esseri che non avevano bisogno di svilupparsi, di sopravvivere, perché sopravvivevano proprio a livello naturale e questi vivevano sulla Red Line. È sicuramente nato un conflitto e nacque una guerra, una battaglia, una disputa, chiamatela come volete, con i Baccaniani e magari non solo con i Baccaniani. Ad un certo punto della storia, qualcuno riesce a prendere il posto proprio dei Lunariani, cioè gli odierni draghi celesti. Ma noi sappiamo che i draghi celesti avevano dalla loro una D che è Lili. Poi Lili rifiuta, e lo sappiamo, Lili rifiuta il posto, ma c'era comunque una D. E se noi pensiamo che potrebbe essere collegata ai Baccania, allora forse la disputa era una disputa a due. E nella storia è successo qualcosa che ha portato questi 20 regni a dominare e quindi mettersi sulla Red Line proprio apposta delle precedenti divinità. Ed ecco che dopo secoli, e magari dopo decenni, dopo 100 anni, ok, i draghi celesti iniziano a sentirsi delle divinità proprio perché presero il posto dei Lunariani stessi. Il genere eccessivo dei Baccania è la doppia D. Perché stiamo parlando in termini così scientifici di un genere eccessivo? Perché ovviamente nel corso dei secoli, visto che è stato attuato uno sterminio da parte comunque del governo mondiale verso i Baccania, è ovvio che comunque anche andandosi a mischiare, a rapportare con gli umani, come abbiamo visto per il papà di Kuma, e con altre razze magari, è ovvio che nei secoli comunque il sangue Baccania si è diluito, ok? È diventato meno puro, se vogliamo dirla così. Ed ecco che magari sì, nascono le D con un genere eccessivo perché è difficile che poi qualcuno sviluppi appunto il gene dei Baccania. Però qualcuno un giorno scoprì il mistero, scoprì queste origini, le origini del suo nome, ed ebbe l'intuizione. Gol di Roger, ovviamente anche lui una D. Arriva Laughtail, scopre la storia dell'antico regno, le origini del suo nome e della sua D e dei Baccania, che attenzione, i Baccania non sono le D, perché loro non hanno bisogno di un simbolo, di un marchio per sapere chi sono davvero, perché loro hanno tutta la conoscenza tramandata di padre in figlio, quindi non ne hanno bisogno. E invece gli altri che non hanno proprio, diciamo, la purezza del sangue e della conoscenza, ovviamente ne hanno bisogno. E che cosa succede? Roger, dopo Laughtail, a un certo punto dice: forse è arrivato il momento di fare un figlio. Quel figlio spero e penso che porterà avanti quello che io non sono riuscito a portare avanti. E caso strano, ma proprio caso strano, con chi fa un figlio Roger? Con un'altra D. E attenzione, Rouge che era una D. E perché sceglie proprio una D? La scelta così a caso gli è andata di fortuna la prima isola in cui è sbarcato l'ha trovata? O si conoscevano già? Mettiamola così, tu sei Roger, hai scoperto tutto,
sai di avere del sangue Baccania e allora decidi di andare alla ricerca di un'altra D, o magari vai da una D che già conoscevi, gli racconti la storia per amore, per non amore, quello poco importa, fai un altro figlio proprio con un'altra D. Ma perché questo? Perché se tu fai D più D, hai una doppia D nel sangue e quindi una probabilità maggiore di avere un gene che comunque per quanto recessivo possa essere, comunque ti permette di risvegliare il frutto quando lo mangerai. Sicuramente è più semplice, anzi facciamo così, è più probabile, aumenti le probabilità di avere il sangue e il corpo giusto per risvegliare il frutto se sei doppia D, perché comunque tutte e due hanno sangue Baccania. Quindi ne aumenti la percentuale. Ed ecco che Ace nasce avendo appunto la doppia D nel sangue. E quindi voi potreste dire: ma allora anche Ace poteva risvegliare il frutto? Tecnicamente sì. Certo, Ace è diverso, era comunque diverso da Luffy nei sogni, nell'atteggiamento, però adesso non possiamo neanche pensare che il frutto del diavolo faccia come praticamente il cappello di Hogwarts dove ti legge nella mente e ci sei tu che dici delle cose o capisce il tuo stato d'animo, il tuo essere, il tuo carattere, no? Adesso non esageriamo. Sì, segue una volontà il frutto, sa da chi farsi mangiare, ma se lì davanti al posto di Luffy ci fosse stato Ace, lo avrebbe mangiato tranquillamente il frutto e si sarebbe fatto mangiare proprio perché percepiva il sangue Baccania, quindi la doppia volontà di fare qualcosa, giusto? Cioè adesso davvero sembrerebbe troppo esagerato che o lo mangiava Luffy o lo mangiava Luffy. Mi sembra, diciamo, poco consono a livello narrativo. Mettiamola così: Luffy mangia il frutto che era destinato a suo fratello, e qua davvero in tanti l'abbiamo sempre pensata questa cosa. Soprattutto da quando ci è stato raccontato meglio il percorso che fece Shanks. E quindi ok. E allora uno potrebbe dire: sì, ma allora anche Luffy è una doppia D? Ad oggi potremmo dire di sì. Perché possiamo dire di sì? Perché non sappiamo ancora chi è sua mamma, non so se qualcuno ce lo racconterà mai, non sappiamo ancora se davvero Dragon sia suo padre e se Dragon sia il figlio naturale di Garp, perché no? No e no, il manga ancora non l'ha detto in modo esplicito, facciamocene una ragione. Abbiamo già spiegato tutti i concetti di traduzione grammaticale dal giapponese, del fatto che tu dici mio figlio anche se adotti un bambino o un ragazzo, una persona a te vicino, dici mio figlio se quello è tuo, diciamo, è il marito di tua figlia, quindi attenzione, tutto quello di cui abbiamo già parlato, il manga non certifica la parentela né da una parte né dall'altra. Ok? Quindi ancora di Luffy noi non sappiamo nulla a livello di origini, mettiamocelo bene in testa. Poi possiamo ipotizzare, possiamo dire al 99% periodico, 0,99% periodico, Luffy è nipote di Garp, figlio di Dragon e buonanotte. Ok? Però ancora il manga non ce l'ha detto, quindi ci sono delle ipotesi aperte. Adesso analizziamo sempre la figura Luffy, perché attenzione, davvero attenzione a questo dettaglio. Luffy tende spesso a gigantificarsi, cioè usa molte volte l'ingrandire il proprio corpo, quasi a rendersi gigante, addirittura quando risveglia il frutto si rende gigante, ok? E uno dice, certo, sono le proprietà del frutto stesso, ok? Ma comunque noi sappiamo che a un certo punto ci dice Ivankov che sembra che i Baccania abbiano sangue gigante e le dimensioni di Kuma ce lo certificano al 99% periodico anche qua? Diciamo di sì. Ok, quindi Luffy comunque tende a gigantificarsi, ma è lui che decide cosa fare, non è il frutto che decide che mosse utilizzare, è proprio lui. Quindi potrebbe avere questo rimando del suo DNA nel voler essere gigante proprio perché il suo sangue, il suo corpo, la sua volontà gli dicono questo? È molto probabile. Torniamo a Roger e a Rouge. Come si sono conosciuti i due? Per tempistiche, a me sembra un po' strano che Roger da un momento all'altro dice vado a cercarmi una donna, la prima che trova è una D, la ingravida,
e buonanotte, chi si è visto si è visto, e lei addirittura si sacrifica per questo figlio. Io non vorrei mai pensare che, ok, che è un pirata, ma che abbia forzato la cosa in modo molto brutto, per quanto sia un manga che sta entrando in alcune fasi di crudeltà e crudezza, penso e spero che non sia accaduto questo, davvero. Quindi dobbiamo dire, questi si conoscevano già e a un certo punto Roger sapeva già dove andava a cercare e magari sapeva anche che c'era una certa affinità con la stessa Rouge. Pensiamo a questo dettaglio e dove poter trovare Rouge. Noi sappiamo che Silver Riley, il suo braccio destro, il suo vicecomandante, aveva dei rapporti e ha tuttora dei rapporti, beato lui, con personaggi di Amazon Lily, Shaki soprattutto, e di riflesso, ovviamente, Boa Hancock e anche Gloriosa, che noi sappiamo ormai essere una ex Rox. Ok, quindi se Riley ha avuto questi rapporti, questa conoscenza con questi personaggi di Amazon Lily, perché non credere e pensare che anche Roger abbia conosciuto una certa Amazzone proprio lì e che questa Amazzone è proprio l'imperatrice mancante Rouge? Concludo il video con questa chicca e poi vi lascio a voi le considerazioni. Portuguese di Rouge, un nome e un cognome molto molto importante, ma anche le sue caratteristiche fisiche. Lei ci viene presentata per la prima volta con un fiore rosso in testa, quindi possiamo definirlo un ornamento sulla testa. E in un vecchio video che vi consiglio di recuperare, che troverete qua, ci sono tutti i dettagli che portano a tutte le D che ci hanno presentato avere un ornamento sulla testa, chi un cappello, chi la mascherina, chi la bandana e chi ne ha più ne metta, ok? Quindi già abbiamo una caratterizzazione, ma allo stesso tempo il fiore rosso è per il Portogallo un simbolo di rivoluzione, anzi il fiore rosso era il simbolo della rivoluzione portoghese. Fiore rosso, rivoluzione portoghese, Portuguese, di Rouge, rosso, fiore che aveva in testa, che non era proprio rosso acceso, ma comunque un fiore, e poi c'è un altro concetto. Come ci siamo anche detti nel video analisi del capitolo 1096, ci sono delle coincidenze anche nei nomi. Se ad esempio per Rouge non è proprio un nome di un fiore, attenzione, ma comunque ha una rappresentanza, un'importantissima storica reale di un fiore. Che cosa succede? Noi sappiamo che, ad esempio, ad Amazon Lily alcuni personaggi portano proprio il nome di un fiore, ok? E sappiamo anche che a livello di alabasta molti personaggi femminili portano il nome di fiori, ok? Quindi possiamo avvalorare ancora di più la tesi, se vogliamo farlo, ovviamente, che Lily fu la fondatrice di Amazon Lily, che era una D, una delle D primordiali, se vogliamo chiamarla così, e che Rouge sia stata diretta discendente nei secoli proprio della stessa Lily, o comunque di quel sangue lì, ok? E Roger questa cosa la sapeva e allora ha scelto proprio Rouge per creare il figlio più potenzialmente possibile come contenitore del frutto che cambierà il mondo, cioè Nika. E concludiamo dicendo, e rispondendo alla domanda, come si diventa Nika? Nika si diventa, ormai è Luffy, quindi lo sappiamo, ma come? Tramite il proprio sangue, il sangue di una D, il sangue dei Baccania, un sangue che più D lo producono, mettiamola così, più è possibile diventare il contenitore perfetto di quel frutto, e Luffy lo è diventato. E il primo che potrebbe aver scoperto questa cosa è proprio Roger, creando Ace, ma poi Luffy arriva perché magari scopriremo in futuro qualcosa sul suo passato, sui suoi genitori, che sarà fondamentale per farci capire questo. Il video finisce qui, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa analisi e soprattutto se avete finalmente compreso, per chi ancora non avesse compreso qual è l'importanza strategica del flashback di Kuma e poi tutto quello che ha comportato. Voi immaginatevi questa cosa. A un certo punto ci dicono Joy Boy era un Baccania. Ok, Luffy è una doppia D, ha risvegliato il frutto. Senza la spiegazione su Kuma del flashback,
Avrebbe lo stesso senso? O sarebbe chiaro? No, sembrerebbe quasi un'invenzione buttata lì. Invece Kuma è stato molto utile a questo. Ci vediamo nei prossimi video, fatemi sapere, ricordate i like, seguite e tutto quello che volete.